Francesco, poi ci metteremo in cammino verso la cattedrale. Giunti davanti al Duomo, tutti i laici entrerete in cattedrale per prendere posto e dopo i sacerdoti seguiranno la croce e le candele per iniziare e continuare, anzi, dopo il primo momento che vivremo qui, la celebrazione eucaristica. Vi chiedo di mantenere questo clima di silenzio, di predisporci a vivere il momento della preghiera. Thank you.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, in questa celebrazione vigiliare della Pentecoste, lasciamoci avvolgere dal soffio dello Spirito Santo, che rende la nostra preghiera aperta ai bisogni e al grido dell'intera umanità, come quella di Maria e degli Apostoli nel Cenacolo. Secondo le parole di Gesù risorto, il vento dello Spirito Santo ci spinge sulle vie del mondo a camminare insieme per diffondere l'annuncio del Vangelo e testimoniare la speranza che portiamo nel cuore nella diversità dei carismi e dei ministeri. Lasciamoci purificare da questo soffio vitale che dal giorno del nostro battesimo ci rende nuovi e liberi nel segno di quest'acqua sulla quale invochiamo la benedizione dall'alto. Ad ogni invocazione rispondiamo: gloria a te, Signore. Padre creatore, sulle acque delle origini si librava lo spirito di vita, mandato sulla terra per una nuova creazione. Cristo, al Giordano scese su di te lo spirito come colomba. Scenda ora sui battezzati e doni loro la forza dei profeti. Spirito Santo, fosti effuso dal Cristo sulla croce, mentre dal suo cuore trafitto usciva sangue d'acqua, soffia ancora su questa nostra Chiesa e falle vivere il mistero della Pasqua. Dio onnipotente, che nei santi segni della nostra fede rinnovi i prodigi della creazione e della redenzione, benedici quest'acqua, fa che tutti i consacrati dal tuo spirito con il battesimo siano annunziatori e testimoni della Pasqua che sempre si rinnova nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Il Signore è con te.
Onnipotente, ci purifichi dai peccati e per la celebrazione di questa Santa Eucaristia ci renda degni di partecipare alla mensa del tuo regno. Amen.
30 anni. Vieni, o Spirito di
con il canto del bene creato continuiamo questa celebrazione eucaristica.
Dio onnipotente ed eterno, che hai racchiuso la celebrazione della Pasqua nel tempo santo dei 50 giorni, rinnova il prodigio della Pentecoste, fa che i popoli dispersi si raccolgano insieme e le diverse lingue si uniscano a proclamare la gloria del tuo nome. Per Cristo, nostro Signore. Dal libro del profeta Gioele. Così dice il Signore: io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo, e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie. I vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. Anche sopra gli schiavi e sulle schiave, in quei giorni effonderò il mio spirito. Farò prodigi nel cielo e sulla terra, sangue e fuoco e colonne di fumo. Il sole si cambierà in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il giorno del Signore, grande e terribile. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, poiché sul monte Sion e in Gerusalemme vi sarà la salvezza, come ha detto il Signore, anche per i superstiti che il Signore avrà chiamato. Parola di Dio. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore, mio Dio. Sei rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Quanto sono le tue opere, Signore. Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Benedici il Signore, anima mia. Tutti da te aspettano che tu dia loro cibo a tempo opportuno. Tu lo provvedi, essi lo raccolgono. Apri la tua mano, si saziano di beni. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra. Manda il tuo spirito, Signore, rinnovi la faccia della terra. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, sappiamo che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Nella speranza, infatti, siamo stati salvati. Ora ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza. Infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe sperarlo? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Allo stesso modo, anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo, infatti, come pregare in modo conveniente. Ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi, secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.
Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come dice la Scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva». Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era stato ancora glorificato. Parola del Signore. Fermiamoci un attimo a sottolineare qualche passaggio della parola di Dio che ci è stata offerta oggi, la celebrazione vigiliare della Pentecoste. Non ho voluto scegliere letture particolari, non è mia abitudine andare alla ricerca di brani particolari o specifici. Penso che uno stile ecclesiale che dovrebbe passare è quello di accogliere in docilità la parola di Dio così come essa ci viene offerta dalla Santa Chiesa. E accogliamo la parola di Dio che la Chiesa offre a tutti i suoi figli in tutto il mondo in questa celebrazione vigiliare della solennità di Pentecoste. Ci sarebbe tanto da dire, diciamo solo qualcosa, incominciando dal Vangelo. Richiamo la vostra attenzione sul grido che Gesù
emette per la festa. Gesù gridò a gran voce. Perché questo grido? Evidentemente quello che sta per dire è particolarmente importante. Evidentemente quello che sta per dire vuole che da lui che tutti possano ascoltarlo e dunque accoglierlo. Il grido che Gesù rivolge per la festa, perché ci sia festa nel cuore degli uomini. Ed è il richiamo al dono dell'acqua che dà la vita. Chi ha sete venga. Ed è il dono dello Spirito Santo, che è la vita del mondo, della Chiesa e di ogni uomo e donna. È il dono della gloria che il Signore partecipa ai Suoi discepoli e ai Suoi amici. Giova dire che la gloria che Gesù partecipa è il sinonimo dell'amore. Gesù partecipa alla sua gloria, cioè partecipa ai suoi discepoli il suo amore. La seconda lettura ci ha richiamato un'esperienza che le donne presenti, almeno le mamme presenti, hanno ben chiara: le doglie del parto. Ora queste doglie del parto vengono applicate ai figli di Dio. Se Gesù grida e dona la vita, nelle doglie del parto i figli di Dio gridano e rispondono al grido di Dio. La salvezza si va facendo nella speranza, giorno per giorno. La perseveranza è ciò che è richiesta ai figli di Dio. Il Signore, a conclusione della nostra esistenza, si attarderà poco sulle nostre perfezioni morali. Sa bene che siamo dei peccatori e dei peccatori perdonati, ma è con la perseveranza che salverete la vostra vita. Il grido dei figli di Dio nelle doglie del parto della nuova vita richiama lo Spirito Santo, che conduce, che accompagna nei disegni misteriosi ed esaltanti del cuore del nostro Dio. Abbiamo camminato poc'anzi. Non è forse questa l'esperienza che abbiamo fatto? Una Chiesa che rifiuta l'immobilismo del peccato, una Chiesa che vuole camminare, vuole conoscere la fatica del cammino, una Chiesa che conosce il passo degli altri come il ritmo per il proprio passo, una Chiesa che non ha paura del Vangelo, una Chiesa che non ha paura del mondo. Non sono mancati al nostro passaggio degli sberleffi, così come non sono mancati degli interrogativi, così come non è mancata la compiacenza di tanti. È il mondo di oggi,
in mezzo al quale siamo chiamati ad annunciare e a testimoniare il Vangelo cristiano. E abbiamo proclamato nel Salmo responsoriale: beata la nazione che ha Dio per Signore. Beata te, Chiesa di Lucera, Troia, quando accogli Dio come il tuo Dio, come il tuo Signore. Perché il nostro Dio è un Dio fedele, perché il nostro Dio è un Dio che guarda e chiama ad uno per essere suoi amici, perché il nostro Dio è un Dio che guarda benevolo, benigno e benedice dal suo cielo, cioè dalla sua onnipotenza, dalla sua trascendenza, noi che camminiamo talvolta nel fango dei nostri giorni. Beata la nazione che ha Dio per Signore. Beata la nazione che sa comprendere, che sa comprendere i pensieri di Dio, che fa spazio a Lui, alla sua mentalità, al suo Vangelo, non alle ripicche di gentucole, ma alla fierezza dei figli. E infine la prima lettura tratta dalla Genesi, l'invito a considerare la creazione come un dono che ci riguarda. Siamo stati creati per l'unità. Gli uomini purtroppo e noi purtroppo conosciamo la divisione. Perché? L'orgoglio circa le proprie capacità, il gioco terribile e massacrante a chi è più bravo dell'altro, la superbia del proprio io. Ecco Babele, gli uomini che giocano a fare Dio. Ecco la nostra Babele, quando non ci si capisce perché, perché ciascuno gioca a prendere il posto di Dio. Come si esce da questa Babele? Da una consapevolezza profonda che io vorrei invocare per la nostra Chiesa diocesana, per me vescovo, per i sacerdoti presenti e assenti, per tutto il santo popolo di Dio. Tutto è dono, tutto è grazia. Lo Spirito Santo è il dono che ha l'origine di ogni dono divino. Lui è la grazia da cui sgorga ogni grazia. La nostra vita conosca questa pace. Amen.
Rinnoviamo la professione della nostra vita, della nostra fede, secondo la formula battesimale. Rinunciate voi al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato. Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni divisione e di ogni peccato. Credete voi in Dio, che è Padre buono ed onnipotente, il Creatore del cielo e della terra. Credete voi in Gesù Cristo, suo unico Figlio, Signore e fratello nostro, che è nato dalla Vergine Maria, è morto sulla croce, fu sepolto, ma è risorto dai morti e ora siede nella gloria, cioè nell'amore suo infinito, alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita senza fine dell'eternità. Tutto ciò che sempre mi dai, Padre del cielo,
pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Infondi, o Padre, la benedizione del tuo Spirito sui doni che presentiamo, perché la loro forza susciti nella Chiesa quell'amore che rivela a tutti gli uomini la verità del tuo mistero di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione, in Cristo Gesù tuo Figlio, hai effuso lo Spirito Santo, che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli, e hai riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatele tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie,
lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno santissimo in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, dolcissima Madre nostra, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Siamo figli di Dio. Tutte le volte che dimentichiamo questo fatto, questa realtà, e allora la nostra vita conoscerà tristezza, dell'isolamento e della lontananza. Ecco perché in ogni celebrazione eucaristica recitiamo la preghiera dei figli per crescere nella consapevolezza di essere voluti e amati dal nostro Dio. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Dio Signore, da tutti, ma concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa,
dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Con un inchino vicendevole scambiamoci il segno della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati noi, che siamo gli invitati alla mensa del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il male e i peccati del mondo. Signore,
Preghiamo. I doni che abbiamo ricevuto, Padre, accendano in noi il fuoco dello Spirito che hai effuso in modo mirabile sugli Apostoli nel giorno della Pentecoste, per Cristo nostro Signore. La festa di Pentecoste si completa il grande giorno pasquale. Entriamo nel tempo ordinario. Entriamo cioè nel tempo che costruisce la Chiesa, la società e le persone. Il tempo del giorno per giorno. Il tempo della pietra una sull'altra. Il tempo della fatica e della perseveranza. Ricordiamo, tutto è dono. La grazia, tutto è grazia. E ricordandola a noi stessi, cresciamo e viviamo nell'amore di Dio. Ed ora, fratelli e sorelle, nella notte che ha dato vita al lietissimo spazio del tempo pasquale, il giorno di 50 giorni, all'accensione del cielo abbiamo acclamato a Cristo nostra luce. E alla luce del cielo pasquale, questo cielo ci ha accompagnati in questi 50 giorni e ha contribuito non poco a farci ricordare la grande realtà del mistero pasquale che è il fondamento della nostra fede. Oggi, al chiudersi del tempo di Pasqua, il cielo viene spento. Questo segno ci è tolto anche perché, allenati alla scuola pasquale del Maestro nostro risorto, e infuocati dal dono dello Spirito Santo, ormai dobbiamo essere noi la luce di Cristo che si irradia, come una colonna luminosa passa nel mondo
in mezzo ai fratelli per guidarli nell'esodo verso la terra promessa. Vedremo ancora nel corso dell'anno liturgico risplendere la luce del cielo pasquale, soprattutto in due importanti momenti del cammino della Chiesa. La prima Pasqua, che vivranno i suoi figli col battesimo, e l'ultima Pasqua, quando con la morte faranno ingresso nella vera vita. Splendore della gloria del Padre, che diffondi il chiarore della vera luce, raggio della luce, fonte di ogni splendore, tu giorno che illumini il giorno, tu, o Cristo vero sole, penetri dardeggiando con bagliore costante e infondi nei nostri sensi la fiamma del tuo Santo Spirito. Del mondo sei il vero datore di luce, più luminoso del pieno sole, tutto luce e giorno, illumini, o Cristo, i profondi sentimenti del nostro cuore. Signore, difesa dei miei giorni, illumina il mio cammino. Tu sola speranza nella lunga notte, o viva fiamma
della mia lucerna, o Dio, mia luce. Degnati, o Cristo Gesù, dolcissimo nostro Salvatore, di accendere le nostre lampade. Costantemente nel tuo Tempio rifulgano, alimentate da te che sei la luce eterna. Siano rischiarati gli angoli oscuri del nostro spirito e siano fugate lontano da noi le tenebre del mondo. Fa che vediamo, contempliamo, desideriamo te solo amiamo, sempre in attesa fervente di te che vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La luce di Cristo, la sua misericordia accompagnino il nostro cammino lungo i giorni della storia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia. Alleluia.